Ma guardate quanto è dolce questo gattino. Sicuramente è appena tornato da lavorare. Beh, non è questo che ci interessa. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mroz007 e oggi vedremo alcuni video di parkour, ovviamente fatti dagli altri, giusto per vedere un po' qualche pazzia, no? Andiamo su Google, cerchiamo video parkour. Questo è il canale YouTube di parkour, non so se va bene lo stesso, però uscirà qualche video di parkour, no? Primo video di parkour sul canale. Chi sono questi qua? Oh mio Dio. Ok, c'è già la schermata. Ma bella a tutti ragazzi, noi siamo i The Gangstar e abbiamo aperto un nuovissimo canale di YouTube. In questo canale faremo video di parkour ovviamente, no? The Gangster, no? Beh, dai, il nome non è male, però. Come quelli che si buttano dai palazzi. Clash Royale, faremo tanti vlog, esatto, gameplay. Almeno spiegate cos'è il parkour, no? Cioè, non è che dite quelli che si buttano dai palazzi, uno cosa può pensare? Scusa, la Blue Way, la... Vabbè. E vabbè. Questi video non sarà la grafica dei migliori, però Si vede. è tanto perché ci proviamo. Io allora, mi presento, sono Emanuele Gamer e io sono MikeTV. E oggi spiegheremo un po', io perché non ne sa molte, un po' di regole sul parkour. E faremo Meno anche male. degli esercizi. Meno Infatti male. quelli che io faccio. Vabbè. Allora, ci sono. Allora, scusate. Eh? Allora, una delle parti Allora, cioè, ma tu almeno ti riesci a parlare, scusa? Cioè, hai detto 300.000 volte e non hai concluso un cazzo. Cioè. fondamentali del percorso è il salto. Vai, fallo. La cosa fondamentale del parkour è il salto. Si vede, no? Io sapevo che era l'atterraggio la cosa fondamentale del parkour. Se poi loro il salto, si buttano da un palazzo a terra, si spezzano le gambe, sono cazzi loro, no? Poi questo già sembra che sta pisciando, non lo so. Il salto è questo. Partendo da una posizione a Ma voglio terra, ridere. arrivando ammortizzando, sempre ammortizzando con le punte. Così. Poi, per la discesa. Capirei che cazzo di... Cioè, io non lo so. Ma vedete un po' voi! Cioè, sembra che sta facendo l'imposizione delle mani a un indemoniato, no? Beh, almeno il salto l'ho fatto Poi bene, dai. invece con il salto in lungo c'è la capriola, presente? Capriola specificata, capriola in aria, capriola di atterraggio. Che poi non si chiama anche capriola, si chiama mossa e si dovrebbe chiamare roll, però. Vediamo un Capriola. La fucilia po'. questa che non si so, Vediamo se la fanno almeno bene, dai. Perché so. Allora se la la fanno a cazzo capriola di è questa. cane... Che capelli di merda! Che capelli di merda che aveva! La capriola però l'hanno fatta bene. Qui non so se forse questa è la testa, come potete vedere. Sembra una testa, no? Poi questa è una mano. Questa è l'altra mano. Queste sono le gambe. Qui una gamba, un piede spezzato. Vabbè. L'altra parte fondamentale del parkour, cos'è? Ma ditelo al primo tentativo, almeno, vabbè. Se non si ha equilibrio, non si riesce ad andare da nessuna parte. Allora, io senza equilibrio sono arrivato a Roma, prendo la macchina e sono arrivato a Roma, no? Questo qua dice che non si arriva da nessuna parte. Io non so se può essere vero. Queste erano un po' le parti fondamentali. Vi faremo vedere un po' di Beh, già che fa la dub questo che ci sta cacando in faccia, cioè, mi sembra una cosa molto...
Questo qui sta guardando come questo qui dovrebbe cacare in faccia. Sta musichetta di merda che è partita, non so. Vabbè, vediamo che esercizio deve fare. Cioè, quell'altro sta solo correndo. C'è a capire che ho fatto! Cerca di mostrare i muscoli che manco tiene. Cioè. Allora, già questo qui con sta faccia che ci serve. Devo fare un altro video dedicato al parkour. Che però dovrei filmare un mio amico. Che è 300 volte più bravo di questo. E forse anche più piccolo di questi qua. Non so quanti anni ha. Il mio amico tiene 11 anni. Sa fare Monkey, sa fare King Kong, Caprio in aria, sa fare tutto coso. Questi qui cosa fanno? Fanno una cosa di merda che sa fare pure mia nonna. Cioè. Ma perché? Perché? Perché deve avere questa faccia? Perché nella vita? Vabbè, dai, mostrateci i giubbotti, no? Se quella è una rete, allora, come ci guarda, se questa è una rete, mia nonna si chiama Certrudo. Vabbè. Semplice è quello che vi mostrerà lui, mentre il modo un pochettino più complicato sarà quello che vi mostrerà lui. Ma quello più veloce però è il suo. Allora, ragazzi, è quello il più complicato. Allora, Si viene Valercourt, sa che cazzo di pasta ringhiera, te la salta tutta. Vediamo loro cosa fanno. Consiste nell'appoggiare le mani e darsi lo spinto. Quindi ora mostrerò. Vai, Andrea. Il primo metodo che lo mostrerò io è più semplice, ma è più lento. È questo qua. Questo qua è il primo metodo e adesso Michael vi farà vedere il secondo metodo. Mentre il mio è questo qui, che è quello. Valerio, cioè Valerio, se viene qua, ti fa un monkey, ti fa la capriola in aria, a terra, capriola a terra. Cioè, non avete capito un cazzo, però. Insomma. Però dai, non sono male. Dai, non sono così male, però. Sono un tantino bravi, però. Non c'è Però non ve lo altro. facciamo vedere tutto in un Allora, questo che ci sta facendo il gesto, prima di tutto, non so, forse questo qui avrà visto una bella ragazza, non lo so, ed è rimasto così un po' colpito. Questo qui invece, non so, sembra che sta guardando il gesto, che ha fatto questo, e lo sguardo punta dritto lì. Beh, bella a tutti ragazzi, io direi di finire questo video qua, vediamoci almeno la fine, dai. Però direi che questo video si può concludere qua. Mi raccomando, spolliciate, mettete dei commenti e iscrivetevi al canale. Bella raga!